dalla sua soluzione dipende anche la tenuta sociale. È l'ora di una solidarietà lungimirante, dell'assoluta concentrazione sui problemi prioritari dell'economia e del lavoro, della rifondazione della politica e delle procedure partecipative della riforma dello Stato. Problemi che hanno come centro la persona e ne sono il necessario sviluppo. Quando per interessi economici sull'uomo prevale il profitto, oppure per ricerca di consenso prevalgono visioni particolaristiche e distorte, le conseguenze sono devastanti e la società si sfalda. Ecco perché, superando prospettive ideologiche, è necessario tenere ben saldo il legame con quei valori che fanno parte della nostra storia e ne costituiscono il tessuto profondo. Tessuto che a qualcuno sembra talmente acquisito da non avere bisogno di attenzione e di presidio alcuno, e da altri è guardato con sospetto o insofferenza come se fosse un intralcio al progresso. La gente non perdonerà nessuno la poca considerazione.